Quindi oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video che farà parte di una serie di video. Allora, prima di tutto saranno dei video molto brevi. Questo essendo il primo video sarà un pochino più lungo perché spiegherò quello che farò in questa serie di video che non so ancora come chiamerò. Però l'idea principalmente è questa. Le persone mi hanno detto che quando parlo di cose magari burocratiche, cose pratiche... Emma? Sei tranquilla che... Sei tranquilla che c'è la piastra? Quando parlo di cose burocratiche, cose pratiche, tutte queste genere di cose del Canada, magari metto troppe informazioni in un unico video. Quindi ho pensato di mettere meno informazioni, ovvero parlare solo magari di una cosa in un video, fare dei video magari cortissimi. In questo caso vi dovete beccare più video, però video più corti. Quindi, a mio parere, no, non ci provare nemmeno a saltare, Emma. Non ci provare nemmeno che mi sbatti la fotocamera. Quindi, scusate, c'è Emma che da quando l'ho portata in Canada è diventata affettuosa fino al limite e mi segue ovunque. Allora, quindi questo è quello che farò principalmente. Quindi cercherò di toccare qualsiasi argomento, dalla burocrazia, dal volo, dal cercare casa, dall'università e tutte queste cose qua del quale io ho già parlato su questo canale. Quindi se andate nella descrizione qua sotto trovate, prima di tutto trovate Instagram e Twitter, mi trovate là, se volete seguirmi, se volete avere più aggiornamenti uso tantissimo sia Twitter che Instagram, però so che molti non usano Twitter, quindi mi trovate su Instagram. E ci sono le playlist, quelle playlist sono le playlist più importanti che io ho, diciamo, quelle più con più informazioni o comunque le playlist più importanti. E in quelle playlist ci sono due playlist importanti, ovvero My Life in Canada, se non mi sbaglio, e Prima di partire per il Canada, due playlist del genere. Magari questi video cercherò di metterle o in quelle due playlist o farò una playlist a parte. Però in quelle due playlist trovate video su questi argomenti, quindi se volete andare a recuperarvi dei vecchi video sono là, li trovate là, però cercherò appunto di fare dei video più brevi e stiamo già fallendo miseramente. Il primo video parlerà brevemente della burocrazia. Allora, io ricevo spesso tantissime domande su Instagram, o qua anche qua su YouTube, sul come posso andare in Canada? Come faccio a fare questo? Come faccio a fare questo? Allora ragazzi, ho ripetuto sempre la stessa cosa, ovvero io sono venuta come studente. Per me le cose sono state molto diverse e anche dopo aver finito gli studi per un eventuale permesso di lavoro, per me le cose sono state completamente diverse da una persona che vuole venire qua solo per lavorare o venire qua... non lo so, a fare un'altra cosa, andare a studiare in un'altra regione. Oggi non parliamo di come trovare l'università, cosa fare, bla bla, oggi parliamo di burocrazia e cercherò di farla in maniera meno noiosa possibile, ovvero la burocrazia. Quello che è importantissimo fare è andare sul sito dell'immigrazione del Canada. Il sito dell'immigrazione del Canada. Vi lascerò il link del sito dell'immigrazione del Canada qua sotto, sarà la primissima cosa che vedrete. Quel sito è oro. Se volete partire per il Canada, che sia come studente, che sia come lavoratore, che sia come lavoratore stagionale, che sia come stage, che sia come qualsiasi cosa, trovate tutto là. Il sito è fatto veramente bene, le informazioni si trovano, basta leggere, basta avere pazienza, perché io purtroppo non posso sapere il caso di ogni persona. Quindi vi consiglio vivamente, se siete interessati a un eventuale qualsiasi cosa volete venire a fare in Canada, se volete fare i turisti non vi serve niente, dovete solo fare l'ETA, che si fa anche 24 ore prima del volo, è una cosa che costa 7 euro, si chiama ETA, come ESTA per gli Stati Uniti, ma è ETA. E quello vi permette di entrare in Canada come turista. Come turista potete stare 3 mesi se non mi sbaglio, se invece dovete venire a lavorare o a studiare le cose sono più complicate. Infatti per la questione studio io sono più informata, però magari lo farò in un prossimo video, cercherò questi video che siano cronologici, del tipo andare a leggere il sito, informarsi su questo, e cercherò di farlo in maniera che sia cronologico fino al vostro arrivo in Canada. Quindi spero che questi video vi saranno utili, come vi ho già detto cercherò di fare video molto molto brevi,
Se avete domande, come vi ho già detto, ci sono tante cose che ripeterò dei vecchi video, quindi se siete persone che mi seguite da tanto, magari queste cose non vi interessano, vi annoieranno a morte, mi dispiace tanto, però molte persone mi hanno chiesto di fare questi video dove spiego meglio e più breve, che il che è un po' difficile, perché effettivamente è difficile spiegare tutte queste cose in video brevi. Io cercherò di fare del mio meglio, però vi troverete veramente tantissimi video su questi argomenti che magari alla gente non fregherà niente. Quindi, su questo primo video, ovvero il sito dell'immigrazione, quello sarà il vostro migliore amico. Nel prossimo video parleremo di eventuali visti e di eventuale visto studente, perché su quello io sono più informata. Quindi, se volete seguire questa serie di video, farò magari una playlist a parte, così saprete che sono i video più corti. Cercherò di pubblicarli, comunque non è che li pubblicherò uno al giorno, siete pazienti che devo anche cambiare il computer, quindi non so se riuscirò a stare dietro. Quindi questo primo video lo chiudo qua, non dico che vi sia stato utilissimo, però vi giuro che leggere il sito dell'immigrazione vi aiuterà tanto 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 tanto. E noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!